La grammatica valenziale è un tipo di grammatica scientifica che è stata ideata negli anni 50 da un linguista francese, che poi è stata introdotta in Italia da Proverbio, ma per quanto riguarda la didattica dell'italiano da Francesco Sabatini. La peculiarità di questa introduzione è che Sabatini ha provato a introdurla non soltanto nella riflessione accademica ma anche nella scuola. Abbiamo messo in piedi un progetto di ricerca che provasse a vedere cosa succedeva introducendo la grammatica valenziale in classe, che cosa cambiasse nella dinamica di insegnamento-apprendimento. Perché la nostra ipotesi è che potesse essere una proposta che potesse infrangere quelle difficoltà nell'insegnamento e apprendimento della grammatica che conosciamo tutti, anche grazie a Invalsi, ma anche osservando quello che avviene nelle scuole. E effettivamente quello che è emerso è che ha una potenzialità didattica molto forte. Perché? Che cos'è? Che cosa propone? Propone un modello unico, unificante e molto chiaro attraverso il quale possiamo analizzare la struttura di tutte le frasi possibili. Tutti noi, fin da piccoli, siamo in grado di fare delle frasi ben formate, di produrre una comunicazione efficace. Chi ha bambini, chi ha alunni lo sa. Perché? Perché le regole le abbiamo dentro attraverso l'immersione nella lingua, in maniera inconsapevole acquisiamo il meccanismo di produzione di frasi appunto ben formate. Però è necessario fare una conoscenza riflessa, metacognitiva su questa nostra competenza. È questo che ti aiuta a fare la grammatica, e ti aiuta a farlo attraverso un modello unificante, unico, rappresentabile graficamente, che ti aiuta a capire come funziona la lingua attraverso un unico principio ordinatore, che qual è? Il verbo. Attraverso una riflessione sul verbo, sul suo significato, si capisce quali sono le relazioni che poi instaura all'interno delle frasi, quali sono gli elementi che richiama. Abbiamo fatto una ricerca di 2 anni che ha coinvolto 800 ragazzi, dalla primaria fino alla scuola superiore, e ci hanno detto che è più logico, per loro è più logico, e consideriamo che la grammatica molto spesso è sentita come lontana da noi, poco sensata, invece così è un unico paradigma, un unico modello che ci aiuta a avere un faro per capire come funziona la lingua, ma anche per comprendere magari testi complessi, perché c'hai un punto di riferimento da cui partire e poi appunto orientarti, o anche per fare una produzione più efficace. Qui a Didacta abbiamo partecipato a tante iniziative, tra queste c'è stato un convegno sulla lettura, e la dispersione, sulla lettura per piacere e la lettura ad alta voce. E Indire ha partecipato perché è partner del progetto Leggere Forte, che è un progetto di introduzione nella scuola della lettura ad alta voce, la lettura ad alta voce di testi di svago, di testi di piacere, di romanzi, una lettura libera da implicazioni didattiche, ma che in realtà ha tante ricadute sulla didattica stessa, ma sulle competenze degli alunni, perché la lettura ad alta voce realizzata dall'insegnante è un momento immersivo che ci fa entrare nella zona di lettura, che è un momento che l'Atwell chiama così, quel momento in cui ci immergiamo nelle storie, ci astraiamo dalla realtà, ci immedesimiamo negli personaggi e nelle storie. Quel momento, che fino ad ora è stato immaginato come un momento privato, erano i genitori a doversi occupare di far conoscere i libri ai bambini, di far leggere i bambini, eccetera, invece, perché sia veramente un'attività inclusiva, deve prendersene carico la scuola, in modo da approvare questa esperienza anche a quei bambini che nell'ambiente familiare non hanno questi stimoli e questi strumenti. Dare questa possibilità di leggere e ascoltare le storie, di entrare nei libri, di avere questa opportunità di entrare nella zona di lettura a tutti i bambini dal nido fino alle superiori, tutti i giorni, per 1 ora al giorno, durante proprio l'orario scolastico.